Ha lasciato recentemente l'incarico di direttore della Biblioteca Nazionale, di cui è stato illuminato custode per tantissimi anni, ma il Comune di Napoli ha voluto donare una medaglia a Mauro Giancaspro nel corso di una cerimonia in sala giunta. L'assessore alla cultura Nino Daniele ne spiega i motivi. Mauro Giancaspro è stato un protagonista della vita culturale e civile di questa nostra città, un intellettuale arguto, ma anche dotato di una straordinaria competenza e anche con grandi idee di innovazione e di apertura alle novità. Quindi un protagonista della battaglia per il libro e la lettura, cercando di attraversare questo tempo di cambiamenti senza nulla perdere del grande patrimonio culturale e civile di questa nostra città. Quindi premiare lui significa in ogni caso sottolineare anche che il valore del libro e la necessità della lettura sono qualcosa di profondamente insostituibile. Insieme con l'assessore hanno salutato Giancaspro e ne hanno illustrato l'opera Mirella Barracco, Guido D'Agostino, Maurizio De Giovanni e Dino Falconio con Imma Pempinello. Per Giancaspro una giornata particolare. Io sono felicissimo di questo riconoscimento, sono emozionatissimo, è un riconoscimento che francamente non mi aspettavo, quindi sono molto contento. In 19 anni di Biblioteca Nazionale ce l'ho messa tutta per cercare di farla diventare un centro culturale aperto alla città. E se la città mi dà questo riconoscimento vuol dire che in qualche modo ci sono riuscito e sono contento per questo.